Un nuovo orgoglio per Nocera Inferiore, così Giovanni D'Alessandro ha debuttato alla conferenza programmatica organizzata per oggi nella Biblioteca Comunale di Nocera Inferiore, dai liberaldemocratici e popolari, dai centristi di Nocera Inferiore, un tavolo intorno al quale si è seduto D'Alessandro, ma anche Enzo Marrazzo dei liberaldemocratici e poi Lorenzo Guarnaccia di Futurama e Basilio De Martino per il Popolo della Famiglia. Una sala gremita, gremita anche di personaggi in vista della politica nocerina, tra questi il presidente del Consiglio Comunale, il democratico Fausto De Nicola, ma anche l'assessore Antonio Franza e soprattutto l'assessore al bilancio Mario Campitelli, molto vicino al sindaco Manlio Torquato. C'erano tante persone, espressione della società civile, alcuni candidati in pectore per altre liste erano presenti nella biblioteca comunale, dunque un progetto che sembra aggregare ben oltre lo schieramento centrista da cui nasce. Però D'Alessandro ha tenuto a precisare che lui non sarà, o meglio, al momento non è detto che lui sia il candidato sindaco, ma si parte dai programmi, dai temi e poi si individuerà colui che li rappresenterà. Allora, noi oggi qui presentiamo un nuovo progetto politico per Nocera, una piattaforma programmatica aperta. Tanti amici mi hanno sollecitato, io ho risposto naturalmente, essendo nocerino, nato e cresciuto e vissuto a Nocera per tanti anni, seppure sia a Roma per motivi professionali, ho risposto a questa sollecitazione degli amici e mi rendo promotore di questo progetto politico. Non abbiamo parlato di candidature a sindaco, abbiamo parlato soltanto di progetti, di un progetto che sia condiviso dai cittadini e che sia diciamo, basato sull'ascolto delle esigenze dei nocerini. Quanto conterà l'appoggio di Manlio Torquato? L'appoggio di Manlio Torquato al momento non c'è e non so se ci sarà. Naturalmente Manlio Torquato è il sindaco uscente, ha il suo peso politico, ma la nostra piattaforma è aperta a tutti, naturalmente esclusi gli estremismi. Noi siamo una formazione moderata, popolare, centrista, democratica e chiunque vuole dare un contributo, naturalmente è ben accetto perché la nostra idea è quella di creare un'amministrazione condivisa basata sulla sussidiarietà orizzontale, dove non c'è l'ente da una parte e il cittadino dall'altra, ma il cittadino si integra nell'ente pubblico per l'amministrazione della comunità. Nei giorni scorsi erano circolate delle indiscrezioni su delle sue posizioni fortemente antedeluchiane. Le conferma, ecco, questa posizione fortemente contro il Presidente della Regione? Assolutamente no, io non ho neanche non conosco Vincenzo De Luca, noi non siamo contro nessuno, non ci poniamo contro nessuno, siamo anzi un progetto che vuole includere ed aggregare, quindi assolutamente sono Credo che come tutti gli osservatori politici e gli attori politici della città devono avere un interesse verso ogni formazione politica che si affaccia alla soglia della realtà politica nocerina, perché credo che sia comunque un valore quello di coinvolgere quanto più possibile le parti sociali. È chiaro che in questo caso, a quello che vedo, dato anche, come dire, il successo che già si manifesta all'esterno dell'iniziativa, evidentemente c'è una grande voglia a Nocera di trovare come dire, delle risposte a domande che fino ad oggi non hanno avuto di risposte. Quindi io guardo con interesse da uomo libero questa costituzione, questa formazione politica. Dopodiché credo che poiché ho letto che questa formazione politica è portatrice degli stessi valori dell'amministrazione uscente, perché si colloca come gruppo civico, liberale, democratico e popolare, credo che ci siano tutte le condizioni per verificare sui vari tavoli come collocarsi. Quindi sono molto interessato a sentire che cosa ha da dire il professore D'Alessandro. E chi dice che lei sarà il candidato sindaco al posto di D'Alessandro per questa compagine sbaglia?
Penso proprio di sì, perché gli errori, o meglio, bisogna fare tesoro degli errori altrui. Credo che qualunque candidato politico, chiunque sia, deve nascere dal basso, deve essere indicato da un gruppo di persone, non il contrario. Io ho sempre detto che mi avrebbe fatto piacere candidarmi, ma se il popolo non mi vuole o i partiti non mi vogliono, non mi candido, non è mica necessario.